Ivo Sassi, per molti fentini, è il Grande Fuoco, in Piazza Martiri della Libertà, o le Tre Stelle della Rotonda, vicino ai Cappuccini. Un biglietto da visita attraverso il quale oggi Faenza si presenta ai turisti o ai semplici passanti, dopo che per tutta una vita Ivo Sassi ha portato l'arte faentina e la sua particolare lavorazione in tutto il mondo. Dopo oltre 50 anni di attività, Sassi ha iniziato in questo periodo il suo ultimo grande progetto. Un giardino della ceramica, allestito nella sua casa Oriolo dei Fichi, aperta a qualsiasi tipo di pubblico, con una cinquantina di opere a riassumere gli anni di lavoro. Non solo una mostra perenne a cielo aperto, immersa nel suggestivo paesaggio collinare, ma un vero e proprio centro culturale, dove l'amministrazione comunale o i singoli privati possono dare vita ad altri eventi artistici, convegni o semplici discussioni. Un regalo alla città, che ad oggi conta già una trentina di opere e che sembra aver incontrato il grande entusiasmo dell'assessorato alla cultura. Ho cominciato pian piano a sistemare ogni tanto qualche mia opera in questo enorme parco. Ho visto che il dialogo era, sembrava fosse fatto apposta, c'era quasi una cosa poetica che nasceva fra l'ambiente e l'opera, e pian piano ho cominciato a inserirne sempre di più, sempre di più. Finché siamo arrivati circa a 30 opere inserite in questo spazio, altre 5 le sto ultimando e spero, se ho la fortuna di lavorare un altro po', vorrei portarlo al completamento, perché devo dire la verità, tutti gli amici appassionati d'arte e critici mi hanno incoraggiato in questa operazione, un'operazione anche molto faticosa, in modo che si sappia in questi 50 anni cosa si è fatto a Faenza, si è fatto delle grandi opere che io non credo si siano fatte in altre parti d'Italia. Infatti la sua proposta è stata subito raccolta dall'assessore alla cultura Isola, che ha rilanciato l'idea di fare con tutte le opere pubbliche, diciamo, a Faenza un grande museo che poi dopo appunto culminerebbe con il suo giardino. Lei pensa che questa potrebbe essere anche una via per intercettare un po' i giovani, oppure ormai siamo in una situazione senza via d'uscita? Guardi, io credo che la soluzione del mondo sia il bello. Io, un fatto museale senz'altro è un fatto di grande cultura. Faenza, nella sua tradizione, ha l'obbligo di fare un'operazione del genere. E secondo me, quando il cerchio si sarà chiuso, diventerà una cosa veramente interessante. Le volevo chiedere, come mai questa predilezione per le grandi opere, per le opere maestose? Ma può essere anche una reazione, dato che io non sono un gigante come persona, può essere anche stata una forma di, nel mio inconscio, di sfida verso il grande, di riuscire se, vedere se riuscivo a fare qualche cosa di veramente importante. È stata sempre una lotta. Io mi ricordo che nel 1963-64, quando esposi questa colonna infinita qui, Giorgio Ruggeri, al concorso, Giorgio Ruggeri disse un plauso a Sassi perché è il primo scultore ceramista italiano che si azzarda ad affrontare delle dimensioni che nessuno aveva mai provato, perché queste sono dimensioni che. E questa lotta, questo modo di confrontarmi con la materia, con la grande scultura, mi ha sempre solleticato finché sono riuscito a fare delle opere importantissime. Dopo anni di ceramica, lei poi dopo ha avuto anche un passaggio a pittura. L'anno scorso è stata una sua esposizione alla Galleria della Molinella. Come si è trovato e come mai appunto questo passaggio a pittura? Io la pittura l'ho sempre avuta nel cuore perché fin da ragazzino, quando ho iniziato il mio rapporto con l'arte, che andai a Brisighella alla scuola di disegno, iniziai disegnando e poi dipingendo. Poi ho frequentato l'istituto d'arte, entrai a conoscere questo mondo così molto affascinante della ceramica e avevo abbandonato in parte la pittura, però un po' nel mio io l'avevo sempre coltivata. Finché
improvvisamente, dopo esperienze nella vita che ho avuto, ho sentito il bisogno di esprimermi di nuovo col colore sulla tela, però non in modo come della pittura tradizionale. Ho avuto bisogno di intervenire sulla tela, applicando delle resine, dei composti, per dare dei rilievi, e poi in più, per renderla ancora più efficace, ho inserito anche degli elementi ceramici. La critica l'ha trovata una cosa molto interessante, per quello che mi ha dato il coraggio, e spero, se tutto va bene e tutto si concretizzi, l'estate prossima di fare una grandissima mostra che sarà qui da qualche parte dell'Italia, dove sarà in parte il mio mondo della scultura e in parte il mio nuovo mondo della pittura. Federico Lega per Faenza Web TV.